Quando RBE mi ha chiesto di partire per questa nuova avventura di Campeon formato olimpico, ho pensato subito a questa storia e al suo protagonista. Vi confesso che avrei voluto portarlo qui, se non fisicamente, almeno in audio o in video, e ho cercato di contattarlo, credetemi, per tanti giorni in un giro del mondo che mi ha portato a scrivere a persone che vivono in luoghi remoti, agli antipodi dell'Italia. Ho ottenuto qualche risposta, mentre altre mail hanno fatto la fine del messaggio nella bottiglia, gettato nell'oceano dal naufrago di turno. In questa storia ambientata nel 1996 in una piccola e remota isola del Pacifico, fa specie raccontare la storia di un gigante, un uomo che è diventato leggenda, immortale, per i suoi connazionali e perfino per il suo re. Questa storia è paradigmatica e potrebbe essere declinata in altri racconti, in altre edizioni delle Olimpiadi. Ma questa è un'edizione particolare, quella del 1996, cioè quella del centenario delle Olimpiadi di Atene del 1896, le prime dell'era moderna. E infatti Atene prova ad aggiudicarsele insieme a Toronto, Melbourne, Manchester, Belgrado e Atlanta. Certo, in un mondo perfetto non ci sarebbe bisogno di candidarsi perché quella sarebbe la chiusura del cerchio, il giusto riconoscimento, una specie di Oscar alla carriera per la nazione che ha ospitato e inventato le Olimpiadi per la prima volta, siano esse antiche o moderne. Durante le prime votazioni, la capitale greca sembra prevalere sulle altre candidate, ma purtroppo lo sport e il mondo moderno rispondono a logiche commerciali, aliene e distanti da quelle che sarebbe stata la scelta più logica e anche più romantica. All'ultimo scrutinio è Atlanta ad avere la meglio per 51 voti a 35. Atene è nel dramma. Piovero accuse sul CIO, reo di aver scelto una città statunitense legata a doppio filo con lo storico sponsor dei giochi, la Coca-Cola. Prevalsero logiche di mercato, ma non solo. La stabilità economica di Atlanta fu decisiva nei confronti della capitale ellenica, non ancora sotto l'ombrello dell'euro e con una moneta ed un'economia piuttosto deboli. Atlanta sarà la quarta città degli Stati Uniti d'America ad ospitare le Olimpiadi dopo St. Louis 1904 e Los Angeles 1932 e 1984. Prenderanno parte alle Olimpiadi 197 paesi, 12 dell'ex Unione Sovietica partecipano per la prima volta come stati indipendenti e addirittura 14 nazioni vinceranno una medaglia per la prima volta. Sarà anche un'edizione funestata da un attentato terroristico e per la terza volta nella storia i giochi, manifestazione di pace e di condivisione globale, finiscono nelle pagine di cronaca nera. Sono le Olimpiadi di Michael Johnson, che realizza una storica doppietta, 200 e 400 metri, e Carl Lewis, che vince il suo quarto oro nel salto in lungo. Ma il momento più alto, bello, commovente ed emozionante è quello di Muhammad Ali, Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi, ultimo tedofero, minato dal forte tremore causato dal Parkinson. In questa occasione, ad Ali viene restituita la medaglia d'oro vinta a Roma nel 60, che lui, in segno di protesta verso la discriminazione razziale, aveva gettato via. Campeon accende il braciere olimpico con qualche giorno di anticipo e vi porta a Parigi, facendo il giro largo. Oggi si va ad Atlanta passando per Tonga, Oceano Pacifico, e da Tonga arriva una delle medaglie più imprevedibili di sempre, quella del pugile Paea Wolfgram. Citius, Alcius, Fortius, più veloce, più alto, più forte. Buon viaggio olimpico con Campeon. '96. Il mondo trema di fronte alla scelta del governo francese che porta a termine i test nucleari in Polinesia, a Mururoa, proprio mentre le fiamme inghiottono il teatro La Fenice di Venezia. L'ultimo film di Massimo Troisi, Il Postino, vince un Oscar per la miglior colonna sonora e in Italia assistiamo alle immagini dell'arresto di uno dei latitanti più pericolosi in circolazione, Giovanni Brusca, l'esecutore di tanti efferati delitti di mafia. Nasce la pecora Dolly, primo mammifero frutto di clonazione. Il 19 luglio iniziano i Giochi Olimpici di Atlanta, i 26esimi dell'epoca moderna. La decisione del CIO che porta le Olimpiadi negli Stati Uniti viene accompagnata da sospetti e da critiche nemmeno troppo velate.
Atene viene esclusa proprio quando stava cullando l'ipotesi di festeggiare, più che simbolicamente, il centenario dei giochi, là dove tutto era cominciato. Invece, ecco la beffa, resa ancora più atroce dalla scelta del CIO, che assegna sì le Olimpiadi ad Atene, ma per l'edizione successiva, aumentando se possibile la frustrazione di un intero popolo. Lo scontro, aperto, fu fra tradizione e progetto economico, Atene e i sentimenti, Atlanta e il business, e la catena televisiva CBS pronta a coprire quasi la metà del budget necessario. Gli Stati Uniti spingono per ottenere questa grande festa sportiva perché è la loro economia a chiederlo, e la votazione decisiva vede prevalere la capitale della Georgia. Atene mastica la grande delusione dopo tante promesse e tante feste come quelle organizzate sotto l'acropoli dal primo ministro Andreas Papandreou. I giochi si disputeranno nella città natale del premio Nobel per la pace Martin Luther King, il pastore battista che aveva un sogno per i neri d'America e per il mondo intero. Quella di Atlanta sarà l'Olimpiade della disorganizzazione, dei volontari non adeguatamente preparati, dell'informatica embrionale, dei condizionamenti commerciali, dell'esasperazione di un tifo fazioso che, tramortito da una pubblicità incessante, parteggia soltanto per gli atleti di casa. Quelli di Atlanta saranno i primi giochi a numero chiuso, ovvero con la possibilità di accedere soltanto dopo aver superato le qualificazioni nelle gare preolimpiche. L'apertura al professionismo, che era già stata preannunciata a Barcellona 4 anni prima, è ormai totale. E quasi in segno di omaggio alla figura di Martin Luther King, i grandi protagonisti di quell'edizione saranno gli atleti di colore. Il 35enne Carl Lewis, il figlio del vento, vince 12 anni dopo il suo primo successo sulla pedana del Coliseum di Los Angeles la sua quarta medaglia d'oro nel salto in lungo. Poi ci sono i dominatori della velocità, Michael Johnson, texano di Dallas, e Marie-Josée Perec, 28enne francese nata nella Guadalupe, che fanno doppietta, medaglie d'oro nei 200 e 400 metri e infine nel calcio, la prima volta di una squadra africana con la Nigeria che vince il titolo olimpico mettendo in fila brasiliani e argentini. Il clima politico non è dei migliori. Ci sono grandi tensioni internazionali, il trattato di Dayton, fra Bosnia, Croazia e Serbia, stipulato da pochi mesi, non aiuta di certo a stemperare le frizioni. Questa è l'altra faccia della medaglia di un'Olimpiade nata sotto una stella sbagliata che nella notte tra il 27 e il 28 luglio si rivela al mondo in tutta la sua violenza. È 1:20 del mattino, quando nel Parco Olimpico del Centenario, un enorme parco di divertimenti di quasi 15 ettari che ospita le attività di contorno, concerti, stand degli sponsor, avviene un'esplosione. Per gli organizzatori che avevano promosso l'Olimpiade, vantandosi di imponenti sistemi di sicurezza, quell'ordigno, esploso quando in giro ci sono ancora migliaia di persone, è il più clamoroso degli errori. Un errore imperdonabile. L'FBI ammette che c'è stata un'esplosione dovuta ad una bomba soltanto 2 ore dopo. Nel comunicato si legge che quell'ordigno rudimentale fatto di tubi e contenuto in uno zainetto ha ucciso un uomo e ferito 110 persone. In seguito, per via di un infarto, muore un operatore della televisione turca. Sui giochi cala un velo di mestizia e preoccupazione. Sono molti i paesi pronti ad abbandonare, alcuni spinti dalle credenze su una presunta maledizione ateniese. Il discusso e controverso presidente del CIO, Juan Antonio Samaranch, riunisce l'esecutivo, ma è l'intervento del presidente statunitense Bill Clinton, che il 19 luglio aveva dichiarato aperta la 19ª Olimpiade, a togliere ogni dubbio. Siamo tutti d'accordo perché i giochi continuino e faremo di tutto per proteggere gli spettatori. Non possiamo far vincere il terrorismo, deve essere lo spirito olimpico a dominare. E i giochi vanno avanti, in un'atmosfera pesante, pesantissima. Le lacune dell'organizzazione continuano ad essere gravi e prova ne è che la sera della inaugurazione dei giochi, a pochi minuti dall'inizio della cerimonia, più della metà del pubblico non ha ancora superato i primi controlli e alla fine si decide di aprire le porte a tutti con i rischi conseguenti. La sfilata delle nazioni inizia con una trovata divertente, ma anche questa in netta controtendenza con il clima di pericolo. Gli atleti scendono verso la pista dalla parte alta dello stadio di Atlanta, super affollata di persone. 197 paesi in fila l'uno dietro l'altro e tra questi anche il Sudafrica, che sfila dietro la sua nuova bandiera, voluta da Nelson Mandela, il presidente della pace sociale, che era sopravvissuto alla lotta contro l'apartheid e a duri anni di prigionia. Tra i paesi in parata, anche una piccola rappresentanza della Palestina.
nei giochi del centenario saranno 79 paesi che porteranno un loro rappresentante sul podio olimpico e 53 nazioni onoreranno un vincitore di medaglia d'oro. 14 di esse vinceranno una medaglia per la prima volta. A chiusura della sfilata nella città di Martin Luther King, l'accensione della torcia viene affidata ad un simbolo dello sport mondiale. Muhammad Ali, ultimo tedofono. Affaticato e tremante per via del morbo di Parkinson, quel gigante che da sempre si è mostrato invincibile agli occhi del mondo, si presenta davanti a miliardi di telespettatori in tutta la sua debolezza. Ali è stato protagonista dei giochi per la prima volta nell'edizione romana del 1960, vincendo a 18 anni l'oro nella box, battendo in finale il veterano polacco Zbigniew Piętrzowski con alle spalle ben 231 combattimenti. La carriera di Cassius Clay è in rampa di lancio, nonostante le problematiche legate alle politiche razziali presenti nel suo paese. È lui che nella conferenza stampa di Roma risponde duramente ai giornalisti dell'Est, curiosi di sapere come avrebbe reagito se gli avessero rifiutato l'ingresso in ristoranti aperti solo per i bianchi, al suo rientro in patria scopre una dura realtà e decide di chiudere con l'America e le sue false promesse. La medaglia di Roma finisce nel fiume Ohio e da quel giorno sceglie di chiamarsi con quello che lui definisce il suo nome da schiavo, Muhammad Ali, rifiutando l'arruolamento per il Vietnam e diventando il più grande di sempre a suon di vittoria. Quella medaglia gettata nell'Ohio è sempre stata una vergogna legata allo sport americano, anche se i suoi detrattori dicevano che Ali l'aveva persa e si era inventato una storia per giustificarsi. Finalmente, durante le Olimpiadi del centenario, si ripara il torto. Ali accende il fuoco olimpico, regalando al mondo un'emozione straordinaria e quella medaglia tanto discussa gli viene restituita durante l'intervallo della partita di finale del torneo di basket, quella dove il Dream Team con Shaquille O'Neal, Scottie Pippen, Karl Malone e Charles Barkley stava andando verso l'oro contro la Jugoslavia di Dejan Bodiroga, Predrag Danilovic, Aleksandar Djordjevic, Vlade Divac e Zoran Savic. Da Ali e da una grande nazione con le sue idiosincrasie e le sue paure, passiamo al protagonista del nostro racconto. Direttamente dall'isola di Tonga, Paea Wolfgram, 1,85 m, un ben non precisato numero di chili, pugile che partecipa alle Olimpiadi nella categoria dei super massimi, quella definita 91+, ovvero da 91 kg in su. Il tongano parte insieme alla sua delegazione formata da ben 5 atleti, lui compreso. Dalle remote isole del Pacifico ad Atlanta, sull'aereo salgono il 100 metrista Tolatu Kula, la lunghista Ana Liku, il sollevatore di pesi Viliami Tapatutai e i due pugili, il welter Shane Ipps e il supermassimo, appunto, Paea Wolfgram. Tonga, Polinesia. Il regno è formato da un arcipelago che è il più meridionale tra i gruppi della Polinesia centrale, da qui il suo nome che significa per l'appunto verso sud, e conta 169 isole di cui solo 36 abitate. Lascio immaginare a voi a casa i panorami, il rapporto dell'uomo con la natura incontaminata, l'oceano, le specie animali, i vulcani che creano nuove isole che successivamente essi stessi distruggono per via dell'attività geologica. I tongani, circa 100.000, dislocati qua e là nelle varie isole, sono un popolo piuttosto pacifico e vivono questa beata solitudine come un valore. Del resto, il loro governo non vede il turismo come prima fonte di guadagno e non favorisce quello di massa per salvaguardare le bellezze naturali di cui le loro isole sono ben provviste. Ai nostri antipodi, collegati al mondo da un cavo sottomarino che unisce la loro capitale a quella delle più grandi isole Fiji, Suva, i tongani sono governati da un re. E come spesso accade quando si parla di monarchia, ripensando alle nostre esperienze o a quelle anglosassoni, l'ingerenza dei sovrani nella vita del popolo è sempre molto ingombrante. Al tempo delle Olimpiadi di Atlanta, il regno di Tonga è governato da Salote Tupu III, della dinastia dei Tupu, la casa reale che governa le isole dal 1875 e tuttora guida il popolo tongano. Quello di Salote è un regno contraddittorio,
con diverse luci e ombre, corruzione in primis, tentativi di ottenere più autorità possibile all'interno del governo, riscrivendo la Costituzione e una mancanza di trasparenza nella gestione dei conti dello Stato, che porterà i tongani a indire il più grande sciopero di massa mai visto. Salote è ingombrante anche fisicamente, visto che è il capo di Stato più pesante del mondo, circa 200 kg di stazza, reale, che lo impediscono negli spostamenti e che, quando il re è in visita presso altri stati sovrani, determinano un occhio di riguardo per quel personaggio così importante. Quando si reca in Germania per la prima volta, il governo di Bonn deve commissionare ad una ditta specializzata delle sedie che possano sopportare la sua mole, sedie che poi il re, per non saper né leggere né scrivere, incarta e porta a casa, considerandole un dono di Stato. Ma torniamo a Tonga e alla sua delegazione di Atlanta 1996, delegazione da cui il paese non si aspetta granché, a dire il vero. Già, perché i tongani giocano praticamente tutti a rugby, come spesso accade nelle molte isole del Pacifico. Fiji e Samoa sono solide realtà, specialmente i primi tra i più forti nel rugby a 7, e le speranze di ben figurare per i tongani sono pressoché nulle. Tutti, dal re fino all'ultimo suddito della popolazione, sanno perfettamente che Tonga, che partecipa alle Olimpiadi dal 1984, non è mai riuscita ad eccellere con i suoi boxer, i suoi velocisti, i decatleti e i pesisti. Nessuno è mai riuscito a superare nemmeno le qualificazioni, figuriamoci a vincere una medaglia. E anche questa volta, per la quarta Olimpiade di seguito, i risultati degli atleti tongani non sembrano procedere molto diversamente dal solito. Il centista arriva ottavo nella sua batteria e il suo tempo di 10,71 lo elimina ancora prima che i sogni possano diventare una vaghissima realtà. Anche nel lungo le cose non vanno in maniera diversa. Ana Liku, 6,06 m, 28ª posizione, eliminata. Il sollevatore di pesi, categoria più 91, solleva 105 kg, si piazza al 25esimo posto, ma non riesce a portare a termine la prova dello slancio e viene squalificato, mentre il pugile Shane A. Ips, che gareggia nei pesi welter, si ferma al primo turno perdendo nettamente contro il kirghizo Kassenov. Alla truppa tongana non resta che aggrapparsi al boxer, il super massimo Paea Wolfgram. Diciamo che a prima vista il pugile tongano non ha quello che i francesi chiamerebbero le physique du rôle. Alto 185 cm e pesante quasi 140 kg, anche se qualche cronaca gli regala una decina di centimetri di altezza in più, Paea Wolfgram è uno studente dell'Università di Auckland, in Nuova Zelanda. Gioca a rugby quando nel 1990 un compagno di scuola gli suggerisce di passare alla boxe. Vanno vinte però le resistenze della famiglia, perché i Wolfgram sono mormoni e la loro religione ha diverse restrizioni che vanno a cozzare irrimediabilmente con uno sport così violento. Gli inizi sono gestiti da Tony Fulilangi, vera leggenda della box tongana, capace di resistere per diversi round contro il grande George Foreman. La carriera di Paea nasce in maniera alquanto romanzata. Se Rocky, interpretato da Sylvester Stallone, lavorava in un mattatoio e si allenava a colpire i quarti di bue nella cella frigorifera, Paea Wolfgram ricava un piccolo spazio nel retro di un deposito di un birrificio, dove trova posto un vecchio sacco appeso in un angolo, dove sono accatastate un'infinità di lattine da buttare, e nella sala adiacente un ring. Il sabato mattina, quando entra in quella palestra rudimentale, deve fare i conti con l'odore del luppolo e quello della fermentazione della birra. Tra sudore e birra che stagna nei tini, l'odore di quella umanità diventa piuttosto invasivo e l'unica cosa che si può fare è quella di tenere aperte tutte le finestre per avere un ricircolo d'aria fresca. Siamo a Otara, un sobborgo di Auckland, nel retro di una birreria, la Trade Winds Tavern, che di giorno produce la birra e la sera la vende ai suoi avventori. Quello che Paea Wolfgram non sa ancora è che lì si sta formando, tra sacchi di lattine da smaltire e una puzza che farebbe invidia ad una discarica, The Tongan Warrior, il guerriero tongano. A forza di colpi a quel sacco nero dipinto di pece, Paea sta lottando contro un oggetto inanimato che domani si trasformerà in un essere umano da abbattere con i suoi pesanti magli. Non ha il fisico statuario di un boxer, non è Ali, bello, snello e muscoloso, ma non è nemmeno Mike Tyson, che nonostante un'altezza non eccelsa, era fatto della stessa sostanza della concretezza fisica: massa, potenza, robustezza.
Paea ha la pancia pronunciata di chi qualche birra se la fa volentieri e non appare nemmeno come un edonista del suo corpo. Probabilmente ama stare a tavola più del dovuto perché i suoi chili di troppo sono tutti lì a dimostrarlo. Ha le braccia grosse e pesante nei movimenti, ma ha un'arma letale, il suo destro, un pugno mortifero che scaglia praticamente da fermo, sfruttando i movimenti dei suoi avversari. Anche se il suo stile lascia a desiderare, Paea è un lottatore ostinato. Lo si riconosce nella torsione ingobbita del suo corpo, la sua fronte aggrottata, il suo sguardo disegnato da una feroce determinazione che solo i cosiddetti fighter, i combattenti, conoscono. Quando a distanza di anni lo intervisteranno sui suoi inizi, si lascerà andare ad un laconico commento. Ho un chiaro ricordo di quegli spazi, di quelle immagini, dell'odore acre, degli allenamenti, ma i dettagli non riesco a ricordarli, quelli no. Ho preso qualche pugno di troppo nella mia vita. Wolfgram disputa il suo primo combattimento ufficiale nel 1991 a 21 anni, quando arriva ai giochi nel 1996 ha in curriculum solo 24 incontri, tutti in Oceania e contro pugili di basso livello. Il destino ad Atlanta gli restituisce un sorteggio agrodolce e il primo turno lo passa senza affrontare nessun avversario, ma sulla sua strada, potenzialmente, potrebbe incontrare tutti i favoriti della competizione, in primis il quotatissimo cubano Alexis Rubalcaba, un avversario decisamente fuori portata per il guerriero tongano, perché la scuola cubana ha sempre sfornato talenti incredibili che abbiamo raccontato anche qui in una puntata di Campeón di qualche anno fa. Si trattava di Teofilo Stevenson, il pugile dilettante capace di vincere 3 medaglie d'oro in 3 edizioni differenti delle Olimpiadi. Quando tutto era pronto per il grande salto e per il grande incontro con Muhammad Ali, Stevenson disse di no. Troppo ingombrante quel passaggio al professionismo perché aveva sempre difeso i colori cubani e non voleva tradire il suo governo e il suo popolo che lo amava e lo idolatrava. E se a Cuba Stevenson era l'idolo incontrastato, a Tonga nessuno immaginava che quel pugile dall'aspetto naif stava per intraprendere un percorso ricco di soddisfazioni. Tantomeno lui che al secondo turno del torneo olimpico incontra il pugile bielorusso Sergei Liakovich. La Bielorussia è alla sua prima partecipazione olimpica dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Incredibile che uno di quegli stati, che divennero indipendenti attraverso un processo di democratizzazione, con il passare del tempo siano nuovamente sotto l'ombrello di Mosca. Minsk formalmente non si è mai staccata né culturalmente né tantomeno politicamente, ma quella libertà soltanto apparente ha comunque restituito, almeno allo sport, atleti e bandiere nuove. Liakovich, 193 cm di altezza e 96 kg di peso, nativo della regione di Vitebsk, è un pugile guardia destra. Il pronostico è tutto dalla sua parte. Le valigie di Paea sono praticamente chiuse e il biglietto di ritorno per Tonga è già prenotato. Il lupo bianco, così è chiamato Sergei Liakovich. Inizia il match sottovalutando il suo avversario e quando il risultato sta scivolando via verso una sonora sconfitta, con l'orgoglio tipico del combattente, cerca di rimettersi in carreggiata. Oramai è troppo tardi. Il risultato non gli sorride e lo scarto di un solo punto, 10-9, lo condanna alla più cocente delle sconfitte. Il meccanismo di conteggio dei punti nel pugilato olimpico è da sempre un metodo molto contestato perché ad ogni edizione vi sono decisioni e verdetti a dir poco scandalosi, soprattutto quando sul ring i protagonisti sono i padroni di casa. Impossibile dimenticare la sconfitta vergognosa del nostro pugile Nardiello, con tanto di ululati del pubblico presente nella Yamsil Students Gymnasium durante l'edizione coreana dei giochi dell'88. Sfacciati i giudici corrotti che imposero verdetti indegni in tutti gli incontri del pugile Park Hee-sun, compresa la finale dei pesi super welter in cui il fenomenale statunitense Roy Jones venne defraudato del titolo per 3-2 contro il pugile sudcoreano, nonostante lo avesse martellato in tutti e 3 i round e abbia portato 86 pugni a segno contro i 32 del pugile di casa. Probabilmente nessun campione olimpico ha meritato così poco una medaglia d'oro come il pugile coreano Park, che ha beneficiato di 5 decisioni delle 5 giurie nei 5 match, tutte ugualmente scandalose.
Così scrisse il giornalista David Valleczynski nel suo Book of Olympic List. Pertanto, per evitare scivoloni di questo genere, per calcolare il punteggio del pugilato alle Olimpiadi, da qualche anno a questa parte viene usato un sistema misto di giudici e tecnologia per assicurare imparzialità. Gli incontri, che durano in totale 3 riprese da 3 minuti l'uno, possono essere vinti per knockout se l'arbitro interrompe l'incontro, se un pugile si ritira spontaneamente o dal suo angolo viene gettata la spugna, per squalifica oppure ai punti in base al verdetto dei giudici. 5 giudici segnano i punti dei pugili in base ai pugni di qualità andati a segno, superiorità tecnica e tattica, togliendo invece punti per regole infrante. I giudici assegnano 10 punti per ogni round a chi si è aggiudicato la ripresa, l'altro pugile riceve dai 7 ai 9 punti. I punti devono essere inviati 15 secondi dopo la fine del round e dopo l'ultimo round ogni giudice somma i punteggi per decretare il vincitore. Un computer, però, sceglie a caso 3 punteggi per deciderlo. Insomma, piuttosto che difendere a spada tratta la più nobile delle arti, si è scelto di offenderla con un regolamento cervellotico che lascia al caso il risultato delle contese. Nel 1996 non funziona ancora così. Ci sono i contapugni che si aggiornano a seconda della qualità del pugno. Se va a segno, si conta un punto. Wolfgram pertanto vince con merito, sia chiaro, e nella sorpresa generale di chi non avrebbe scommesso un centesimo su quel pugile tozzo ed evidentemente fuori peso, dalla scarsa mobilità e dal pugno pesante. Del resto, il pugilato olimpico ha diverse variabili che vengono smentite dalle carriere da pro che molti atleti riescono a sviluppare. Ljakovic, ad esempio, sarà un pugile amatoriale per ben 160 incontri, con un record invidiabile di 145 vittorie e 15 sconfitte, e nel suo palmarès troverà posto un bronzo ai mondiali di Budapest del 1997. Quando diventerà un professionista, la sua sarà una carriera di buon livello e conterà un record di 36 incontri, 27 KO e 9 sconfitte. Di spicco la vittoria nel mondiale WBO contro l'americano Lemon Brewster, che gli varrà il titolo nella categoria pesi massimi. Risultati che Paea Wolfgram non riuscirà nemmeno vagamente ad eguagliare. Eppure il tongano va, e nel secondo match del suo torneo affronta il super favorito dal pronostico per la vittoria finale, il cubano Alexis Rubalcaba. Una statua di 204 centimetri, raccolta in un insieme di muscoli guizzanti ma leggiadri e tonici dal peso di 94 kg, un fisico eccezionale e uno stile inconfondibile che arriva direttamente dalla grande scuola di pugilato dell'Havana. Dopo la morte accidentale del campione olimpico del 1992, il cubano Roberto Balado, che aveva anche battuto Rubalcaba, Cuba ha avuto per anni un problema nella classe di peso più alta, i supermassimi. In questa categoria c'erano 3 pugili di forza uguale, Michel Lopez, Pedro Carrion e Rubalcaba, e Cuba ha completamente dominato per anni festeggiando 4 vittorie olimpiche consecutive con Félix Savón e Odlanier Solís, ma non ha mai ottenuto grandi successi a livello mondiale. Rubalcaba è apparso per la prima volta a livello internazionale nel 1996 durante il suo successo alla Chemical Cup di Halle. Ha vinto per KO contro Timo Hoffman e ha trionfato nel campionato cubano con una vittoria su Carrion. Prima di partire per Atlanta, in un torneo preolimpico, ha battuto il bielorusso Sergei Ljakovic e al primo turno dei giochi di Atlanta ha sconfitto l'italiano Paolo Vidoz. Dopo una fase di studio, Wolfgram ha iniziato il suo personale show con una serie di 7-8 colpi consecutivi. Sinistro, destro, sinistro, destro. Sono ganci di violenza impressionante. Alcuni si perdono per strada e non vanno a segno, per fortuna del cubano, che viene contato in piedi dall'arbitro, che ha ritenuto necessario interrompere il match. Non è passato nemmeno un minuto. Il match riprende. Rubalcaba sembra scosso, ma prova una reazione che si infrange sui guantoni del gigante tongano. Non è centrato, sta ancora smaltendo quei colpi poderosi e perde addirittura il paradenti. Il tongano è una furia. Altri 2 colpi eccitano la folla, che evidentemente non si aspettava un match di questo genere. Rubalcaba è di nuovo in difficoltà. Dopo 1 minuto e mezzo il risultato è Wolfgram 3, Rubalcaba 1. Incredibile, anche perché lo scarto appare nettamente più ampio. Il cubano lega, rimbalza sulle corde, scappa, si allaccia, cerca di non dare riferimenti al suo avversario. Serve prendere fiato e far passare questa tempesta proveniente dal Pacifico. Ma quando il primo round sembra essere in procinto di terminare,
Wolfgram sferra un altro colpo che manda il cubano per le terre. Contato di nuovo e questa volta a pochi secondi dalla fine di un primo round da incubo. Il gong della ripresa è un dono inestimabile per il cubano di blu vestito. Nella seconda ripresa, Rubalcaba reagisce e porta buoni colpi che lo riportano in partita. Adesso il match è pari, anche perché Wolfgram viene contato in piedi. Gli indugi sono rotti. Il match è senza soluzione di continuità. I colpi sono violenti da entrambe le parti. Lo stile del tongano non è, diciamo così, dei migliori, ma è molto efficace. Il gancio mancino sul finire della seconda ripresa è un antipasto di quanto accadrà nel terzo round. Nel frattempo il risultato parla chiaro. Wolfgram 11, Rubalcaba 8. Il pubblico rumoreggia per alcune decisioni che rimettono in pista il cubano, ma nell'ultima ripresa il tongano gestisce con maestria, non rischia nulla, anzi aumenta il vantaggio, guadagna il centro del ring e non smette di portare minaccia dalle parti del cubano. Quando mancano 30 secondi, il match, che aveva preso una piega inaspettata, è praticamente finito. I tentativi del cubano sono commoventi ma imprecisi. Sarebbe servito il pugno della buonanotte per cercare di ribaltare il risultato. E invece, il match finisce con il risultato bugiardo di 17-12 per il tongano, risultato che avrebbe meritato uno scarto maggiore. Quando Wolfgram viene dichiarato vincitore, il pubblico lo saluta con un boato incredibile. E semifinale. Wolfgram è incredulo. Tonga si è ufficialmente iscritta nel medagliere delle Olimpiadi e ora non resta che vedere quale sarà il piazzamento finale. Se Wolfgram perderà in semifinale, sarà bronzo, ex aequo con il perdente dell'altra semifinale. Ma se vincerà, sarà in finale a lottare per la medaglia d'oro. A Tonga si preparano i primi festeggiamenti. Il prossimo avversario del pugile tongano è il nigeriano Duncan Dokiwari, 193 cm, 95 kg di peso, discendente del popolo Calabari, sul delta del Niger, quinto di 8 figli. Pugile agile e molto potente, ha vinto la medaglia d'oro ai giochi del Commonwealth nel 94. È stato vincitore dei giochi africani nel 95 nella categoria pesi massimi e nello stesso anno è stato eletto pugile africano dell'anno. Nei primi turni del torneo olimpico ad Atlanta ha battuto l'iraniano Samadi e il pakistano Khan per KO tecnico alla seconda ripresa e l'azero Mamedov alla terza, sempre per KO tecnico. Nemmeno a dirlo, anche questa volta, Paea Wolfgram parte da sfavorito. La prima ripresa ha inizio. Il nigeriano gigioneggia, balla sul posto, finta e poi assesta un paio di colpi che gli consentono di passare in vantaggio. Wolfgram accusa ma non si scompone, sa che il match è ancora lungo. La prima ripresa, ai punti, comunque vede in vantaggio il pugile nigeriano, molto più mobile, agile e soprattutto più bello ed efficace del tongano. Dokiwari è riuscito dove i precedenti avversari di Wolfgram avevano fallito. All'angolo, Wolfgram ascolta i suoi secondi, ma è sempre il pugile africano a portare pugni vincenti. Siamo 4-0 e Paea non ci sta capendo praticamente nulla. Il pugno che riaccende la luce è un destro, un gancio che parte alto e termina la sua corsa contro il volto di Dokiwari. Il suono dell'impatto, guantone volto, è impressionante, è come se una palla demolitrice avesse fatto centro. Questo colpo il nigeriano lo ha sentito e come, ed è questo colpo che ribalta l'andamento del match. Dokiwari si è sentito debole e adesso lega, ha paura di quel pugno così pesante che ha messo in discussione non tanto nel punteggio, quanto nella psiche, il risultato del match. Wolfgram impone il suo pugilato, occupa il centro del ring, cuoce il nigeriano a fuoco lentissimo. Il diretto destro che scuote ancora una volta l'africano è un tuono che precede il temporale. Mancano soltanto 3 minuti alla fine dell'incontro, mentre nell'Alexander Memorial Coliseum in sottofondo c'è Miser Lou, l'iconico pezzo di Dick Dale, ritornato in auge nella sua versione surf rock, inserita nella colonna sonora dell'immortale capolavoro che è Pulp Fiction. Wolfgram si scopre, deve rischiare e incassa il colpo del 5-2, ma si riscatta subitaneamente con una combinazione che costringe Dokiwari alle corde. A questo punto, un colpo tanto estemporaneo quanto potente fa girare definitivamente il match,
e un altro gancio destro che trova impreparato Dokivari e lo costringe a legare. Ma quando Paea riesce a divincolarsi e a trovare la distanza giusta, sferra un altro gancio destro, forse ancora più potente del precedente. Dokivari sembra stanco, boccheggia, cerca di scappare dalla furia di Wolfgram che con un altro destro corto lo mette in difficoltà. Mancano 40 secondi alla fine del match e il risultato è di 6-6. Tutto il Colosseum urla Tonga, Tonga. Qualche scaramuccia dal peso di un autotreno, nessun punto assegnato ai due, mancano 20 secondi e l'1-2 di Wolfgram è vincente e viene premiato 7-6. Nell'oscurità degli spalti spunta una bandiera di Tonga mentre alcuni membri dello staff festeggiano ancora prima della proclamazione del vincitore. A Tonga il match non è andato in onda e in un'epoca non ancora pervasa dai social tutti vivono l'attesa con grande trepidazione. Paea Wolfgram ha compiuto il miracolo e sarà finale per la medaglia d'oro. Per Dokivari, medaglia di bronzo, una discreta carriera da pugile, minata da pessimi rapporti con manager e promotori, è un cameo cinematografico, Undisputed, con Wesley Snipes. A questo punto può succedere di tutto, perché come nel calcio e in genere negli sport a basso punteggio, può bastare un tiro, in questo caso può bastare un colpo ben assestato per far saltare il banco, soprattutto se il colpo è un destro di violenza inaudita come quello del nostro eroe, Paea Wolfgram, The Tongan Warrior, l'uomo che combatte con una divisa tutta rossa e un fiore bianco sul petto. Di fronte, nell'incontro più complicato dei due che ha affrontato in precedenza, c'è Volodymyr Klitschko, ucraino, fratello minore di Vitali, anch'egli pugile. 198 cm di altezza, 112 kg, fisico asciutto, pugile intelligente e strategico, ha tra i suoi colpi migliori il pungente jab e potenti diretti e ganci che gli sono valsi nel tempo il soprannome di Dr. Steel Hammer, martello d'acciaio. La sua carriera di dilettante è stata costellata di successi e il suo record è di 134 vittorie e 6 sconfitte. Per Wolfgram, che è costretto dal sorteggio a indossare per la prima volta la divisa blu, questa volta la montagna da scalare appare davvero insormontabile. Il devoto gigante mormone tongano deve fare i conti con due problemi non di poco conto. Nella vittoriosa semifinale contro il nigeriano Dokivari, infatti, ha riportato la frattura del setto nasale e quella di un polso. Ma il match contro Klitschko è troppo importante e Wolfgram ammette che vincere quella medaglia avrebbe dei risvolti mica da ridere. Se vincessi, probabilmente morirei per l'emozione. Poi morirebbe il mio allenatore e il re non potrebbe donarmi la metà di Tonga. E comunque il polso me lo sarei rotto volentieri in 2000 pezzi se fosse stato necessario a trionfare. I medici gli consigliano di non partecipare alla finale contro uno dei più forti pugili in circolazione, ma Wolfgram non poteva perdere la sua grande occasione. Prima del match, il re lo chiama al telefono per avvisarlo che tutto il popolo sta pregando per lui, digiunando un giorno intero in segno di augurio. Il pugile ucraino, che ha superato in scioltezza l'americano Clay Bay, lo svedese Levin e il russo Lezin, appare molto determinato. Non che Wolfgram non lo sia, ma il suo volto è segnato come da un'assenza, come se quegli infortuni siano premonitori di qualche funesto presagio. Il match è piuttosto equilibrato e i due pugili si studiano a centro ring, con l'ucraino pronto a schivare i colpi di Wolfgram e allo stesso tempo nel portare qualche minaccia nemmeno troppo velata. L'andatura caracollante del pugile oceaniano fa da contraltare allo stile asciutto e danzante dell'ucraino. La composizione fisica dei due contendenti, del resto, è davvero agli antipodi. Il primo colpo assegnato è di Wolfgram, che con un bel gancio sinistro alla figura fa scattare il contatore. 1-0 per Paea. È il primo round, scivola via, mentre Burning Down the House dei Talking Heads riempie le casse del Coliseo. L'underdog tongano appare in controllo anche all'inizio del secondo round, anche se Klitschko pareggia con una combinazione. Il primo pugno è un mancino veloce che arriva a destinazione e che non viene doppiato per questioni di centimetri. Il vento pare cambiato e l'ucraino lo capisce e con un affondo, sempre mancino, passa in vantaggio. Ci sono un po' di richiami e i due vengono fermati a più riprese dall'arbitro, che li invita a boxare.
Il destro di incontro di Wolfgram sbalordisce tutto il pubblico. Dagli spalti si alza un «oh» di ammirazione per uno dei colpi più belli della serata. Il tongano si getta eroicamente all'arrembaggio, ma la sua voglia e la sua foga agonistica non vanno di pari passo con la precisione. Il 3-2 per Wolfgram è la logica conseguenza di una ripresa che avrebbe meritato miglior sorte. Klitschko non ci sta e gli ultimi 3 minuti sono tutti suoi. Nei primi 20 secondi colpisce violentemente Wolfgram, che è costretto a farsi curare una ferita sanguinante al naso. Le combinazioni portate dall'ucraino sono devastanti. Wolfgram è una maschera di sangue e a bocca aperta, ma non molla di un centimetro. Sta subendo una dura lezione, ma continua a lottare per sé, per il suo popolo e per il suo re. Ci si chiede come questo calabrone danzante sia ancora in piedi dopo la quantità di colpi incassata, ma Wolfgram resiste e non va giù, nonostante quei 3 minuti che avrebbero demolito la resistenza di chiunque. Klitschko vince la medaglia d'oro e inizia una carriera scintillante che lo porterà a trionfare in tutte e 3 le categorie WBO, WBA e IBF. 64 vittorie e 5 sconfitte da professionista, record su record, tra cui quello di pugile che ha messo più volte in palio i suoi titoli, 23, dietro solo a Joe Lewis e davanti a Holmes, con 20, e Ali, 19. E Wolfgram? Wolfgram ritorna a Tonga e viene accolto da onori di ogni genere. Tonga ha vinto la sua prima medaglia olimpica. Paea inizia la carriera da professionista, combatte e vince i suoi primi 14 match. Poi arriva la sua grande occasione, che lui si costruisce dopo aver battuto pugili di buon livello e sempre fuori casa, ovviamente. Ma la sua grande occasione arriva il 18 marzo del 2000 ad Amburgo, dove i Beatles hanno fatto i loro esordi. Nella città anseatica, l'incontro valido per il titolo vacante della WBC. Ad attenderlo, nel remake della finale per l'oro olimpico di Atlanta, c'è di nuovo Volodymyr Klitschko. E l'epilogo questa volta è rapido e ingeneroso e segna l'inizio della fine della carriera di Wolfgram. Il KO tecnico è una punizione fin troppo severa. Paea ha stabilito un record storico perché grazie a questa affermazione Tonga è diventato il più piccolo stato indipendente ad aver vinto una medaglia nei giochi olimpici estivi, rimanendo tale fino alla medaglia di bronzo conquistata da Alessandra Perilli per San Marino il 29 luglio 2021. Quella medaglia gli è valsa un invito a corte, mentre la metà della popolazione di Tonga lo aspettava lungo la strada verso la Casa Reale. Un'effigie sulla moneta tongana da 50 seniti e infine, qualche anno dopo, l'onore di entrare a far parte dell'ordine reale istituito dal monarca tongano. Un riconoscimento straordinario per il pugile del re, l'uomo che seppe sbalordire il mondo, l'uomo che è partito dagli antipodi e ha accarezzato la luna.